Saltiamo dall'altra parte del mondo e atterriamo in Indonesia, dalla quale ci parla Matteo Amigoni. Ecco, prima però di dare la parola a Matteo, chiedo alla regia di lanciare un primo contributo da parte degli amici di Caritas, della Caritas, delle Caritas indonesiane, protagonisti del progetto, che come dicevo non possono essere presenti in diretta data l'ora notturna che caratterizza il loro territorio. Il primo contributo è quello che ci è stato inviato dal direttore di Caritas Banjarmasin. Dico bene, Matteo? Banjarmasin, sì. Banjarmasin, anche qui questione di accenti. Da padre Johannes Tiwandi accogliamo il racconto del contesto in cui si svolge il progetto. Di tengah keindahan alam Kalimantan Selatan, terdapat komunitas yang kaya akan budaya, yakni komunitas adat Dayak Meratus. Namun mereka juga menghadapi tantangan dan mereka memerlukan dukungan. Untuk mewujudkan perubahan positif bagi komunitas Dayak Meratus, Caritas Indonesia dan Caritas Ambrosiana bersatu dalam program menguatkan komunitas adat Dayak Meratus, mendukung infrastruktur air bersih dan sanitasi komunal, serta penguatan Caritas Keuskupan Banjarmasin. Perjalanan transformasi ini dimulai dengan memperkuat tata kelola dan operasional Caritas Keuskupan Banjarmasin. Melalui lokakarya partisipatif dan dialog terbuka, Caritas Keuskupan akan mengembangkan visi, misi, dan prinsip-prinsipnya untuk mewujudkan transparansi dan kepercayaan dalam melayani komunitas dengan sepenuh hati. Namun inti dari program ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Fasilitas air yang strategis akan dibangun di komunitas Dayak Meratus, memberikan sumber air bersih yang berkelanjutan. Melalui perencanaan partisipatif, aspirasi komunitas akan diintegrasikan dalam desain ini, sehingga mereka merasa memiliki fasilitas ini dan dapat memastikan keberlanjutannya. Program ini memahami bahwa pemberdayaan sejati melampaui infrastruktur fisik. Kami berusaha mengatasi masalah distribusi aset yang tidak merata, kendala dalam mengakses sumber daya, dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Tujuan kami adalah menciptakan peluang bagi semua anggota komunitas, memastikan suara mereka didengar, dan hak-hak mereka dihormati. Bene Matteo, il progetto abbiamo capito che si rivolge alle comunità degli indigeni Dayak. Molti avranno letto Salgari e ricorderanno i mitici Dayaki che combattevano, non mi ricordo più se con o contro Sandokan, insomma, ma al di là di questo, chi sono oggi questi indigeni e che cosa vuole fare insieme a loro il progetto che presentate? Sì, come diceva il direttore della Caritas di Banjarmasin, la Caritas appunto della diocesi di Banjarmasin vuole contribuire a rafforzare la salute della comunità degli indigeni Dayak dei Monti Meratus. Sono circa 1600, più di 1600 persone nella comunità, cooperando con ciascuno dei componenti del gruppo, sia con i bambini, lavorare con le donne, lavorando con i ragazzi e anche con gli adulti, con l'obiettivo evidentemente di fornire acqua pulita. Il progetto sosterrà, e qui vado a precisare un po' quello che diceva il direttore, sosterrà la costruzione di 3 pozzi, con ciascuno una pompa automatica per fornire acqua pulita nelle 3 frazioni del villaggio. La costruzione avverrà in condivisione di lavoro volontario e anche di parte del materiale da parte della comunità Dayak stessa. Accanto ai pozzi ci sarà la costruzione di 3 bagni pubblici, appunto collegati ai pozzi, per uomini e donne, per cui per ogni frazione ci sarà un bagno per il maschile e un bagno femminile, in modo da favorire l'igiene privata e personale. Accanto a questo ci sarà l'organizzazione dei corsi di formazione a sostegno sia della Caritas di Banjarmasin, ma soprattutto della comunità, e sulle tematiche appunto della gestione, su come costruire, sull'assistenza tecnica e in particolar modo anche sulla manutenzione degli impianti sanitari, in modo che tutta la comunità sappia farlo. Questo per favorire la sostenibilità futura del progetto, perché non basta, e lo abbiamo visto tantissime volte un po' in giro per tutto il mondo, dare un muro, l'edificio, la casa o qualcosa, ma serve in realtà manutenerlo
è tenerlo bene, tenerlo pulito, saperlo usare bene, altrimenti poi non si va molto avanti. E aggiungo alle parole del direttore Pastor Johannes Chuandi, appunto, come si diceva, Borneo è una delle isole più grandi del mondo ed è il cuore naturale, con la sua foresta vergine, del sud-est asiatico, per cui il polmone di quell'area, ma è minacciato dagli appetiti internazionali. L'avremo sentito probabilmente in questi anni un po' anche sui giornali. I Dayak sono il popolo indigeno di queste aree, che vivono lì da millenni, ma che sono minacciati da molte parti. Ma lascerai Paolo a spiegare appunto agli amici indonesiani questa parte dello sfruttamento. Per cui a te. Sì, certo. Mandiamo un secondo contributo video di Padre Johannes e ringraziamo di nuovo te, Matteo, per aver tradotto in italiano i sottotitoli che ci consentono di capire il racconto di Padre Johannes. Prego la regia di mandare il video. Dalam perjalanan transformasi ini selama 12 bulan, Caritas Indonesia bekerja sama dengan Caritas Italiana, berkomitmen untuk memberdayakan komunitas adat Dayak Meratus dengan anggaran Rp408.172.000. Program ini bertujuan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan anggota komunitas yang paling rentan. Pendekatan holistik program ini memprioritaskan penguatan kapasitas selama 6 bulan pertama dan adaptasi perubahan iklim selama 6 bulan berikutnya melalui alokasi anggaran yang strategis, termasuk pembangunan fasilitas air dan sanitasi, bantuan teknis dan dukungan personil. Caritas Indonesia bertujuan untuk memberikan dampak signifikan dalam kehidupan komunitas adat Dayak Meratus, meninggalkan warisan transformasi positif. Terinspirasi oleh Laudato Si, kami merasa mendesak untuk melindungi rumah bersama kita dan peduli terhadap yang terpinggirkan. Dengan kolaborasi, dukungan dan pemberdayaan, Caritas Indonesia dan Caritas Ambrosiana berharap untuk meninggalkan jejak kasih sayang, memperkaya kehidupan, melestarikan budaya, dan meninggalkan bekas mendalam di hati komunitas adat Dayak Meratus untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Terima kasih kepada Caritas Ambrosiana yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk komunitas adat Dayak Meratus. Terima kasih. Bene Matteo, abbiamo capito che questo progetto, oltre ad avere, come dire, obiettivi che riguardano la qualità di vita attraverso il miglioramento, insomma, della capacità di attingere alle risorse idriche, ha anche forti implicazioni di carattere culturale, la salvaguardia della cultura indigena locale e poi naturalmente obiettivi espliciti anche di tutela di un ambiente fortemente minacciato, che è quello della foresta vergine del Borneo. Ecco, aiutaci a capire meglio un po' questo contesto, perché è interessante anche per la Chiesa indonesiana e per noi, diciamo così, Chiesa universale, nel nostro caso Chiesa ambrosiana, e chi agisce insieme alla Caritas locale, alla Caritas indonesiana, quali sono i soggetti di quel contesto che agiscono all'interno del progetto. Ma lì le risorse idriche locali della comunità Dayak, dei Monti Meratus, ma in generale tutto il Kalimantan, sono minacciate dall'inquinamento e in particolar modo dal disboscamento illegale, che porta quindi anche alla distruzione della biodiversità di piante e animali. Il disboscamento è fatto per il legno da rivendere, ma anche per avere più terreno. Spesso si incendia la foresta, a volte non si rivende nemmeno il legno perché è più veloce, per piantare, per avere spazio per piantare spesso piantagioni di palme d'olio da cocco, che poi rovineranno ulteriormente il terreno per i decenni a venire, per cui si farà fatica poi a coltivare, per cui è un disastro da questo punto di vista. L'estrazione, si aggiunge anche l'estrazione anche lì, illegale dei minerali, gestito dai grandi investitori internazionali, che depredano e inquinano, anche lì, come dall'altra parte che abbiamo visto prima in Amazzonia, le risorse naturali locali, e rendono il territorio più fragile e soggetto ad inondazioni e frane. Per cui sono minacciati anche i campi dove le comunità possono coltivare. Per cui parlare del Borneo, del Kalimantan, significa anche questo. Negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, ci sono state inusuali alluvioni
in zone forestali o ex forestali che prima, dove prima non si erano mai viste alluvioni. Per cui Caritas Indonesia negli anni scorsi ha passato il periodo estivo a seguire queste emergenze. Ricordo anche gli orangutan, gli orangutanghi, che spesso li vediamo in queste fotografie, che non sono per scherzo, ma veramente sono spinti sempre più nella parte di foresta che rimane, quella che rimane dal disboscamento, e quindi stanno perdendo i luoghi ove possono stare. Le abbiamo viste forse immagini da questo punto di vista. E quindi c'è da difendere evidentemente le comunità, la loro cultura, i loro diritti, ma anche il mondo vegetale ed animale. Per cui fare questi tre pozzi è un segno per dire che cominciamo a dare dignità a questa comunità, a queste comunità, con l'acqua pulita che possono usare per l'igiene personale, per migliorare la salute dei giovani, bambini, eccetera, e delle donne, degli anziani, ma anche per cominciare anche uno sviluppo che sia ecosostenibile e rispettoso del creato, come d'altra parte ci insegna Papa Francesco anche negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. E riguardo alla Caritas diocesana di Banjarmasin, è una realtà viva che abbiamo conosciuto e che ha collaborato in questi anni con varie comunità locali. Il progetto che si propone questa sera è fatto da loro e con loro. Caritas Ambrosiana lavorerà con il pastor Johannes e con il suo staff. E in una realtà come quella indonesiana, in ogni caso è importante avere anche il legame con la Caritas nazionale, per cui Caritas Indonesia è senza dubbio coinvolta per dare continuità al lavoro. D'altra parte il senso della Caritas è anche questo in questi paesi, di creare questi segni di vicinanza ai poveri, ai più poveri tra i poveri, in modo tale anche da far conoscere l'attività. E in modo tale che siano anche segno di presenza cristiana per tutti, indipendentemente da che parte sono. In queste settimane ci siamo sentiti molto con i colleghi indonesiani e loro hanno sempre voluto sottolineare che l'intervento è di accompagnamento, per cui è un camminare insieme alla comunità per crescere insieme. Per cui ora lascerei magari di nuovo ad altre immagini, seguiranno immagini della comunità, del lavoro che sono, delle attività che sono state fatte da parte della Caritas di Banjarmasin e la comunità DAIAC, per cui sentiranno anche le voci dei vari operatori, di nuovo del direttore, per far vedere un po', per dare un po' il quadro di contesto. Bene, grazie. Halo saudara-saudari yang terkasih, kami tim Caritas PSE Kuskupan Banjarmasin mengadakan kegiatan penemanan Desa Bangkalan Dayak. Desa Bangkalan Dayak itu terletak di Kecamatan Kelumpang Ulu di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah jiwa dari 7 RT ini di Desa Bangkalan Dayak 1.610 jiwa. Dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan di desa ini, seperti silaturahmi, live-in, kunjungan, dan berbagai kegiatan lainnya, kami melihat bahwa dalam berbagai tinjauan dan kajian, ada beberapa keprihatinan yang terjadi di tengah masyarakat di desa ini, seperti sulitnya untuk mendapatkan air bersih dan tidak tersedianya fasilitas MCK. Keprihatinan ini perlu untuk dibantu, karena situasi ini menimbulkan rendahnya pola hidup. Selain itu, di tempat ini masyarakat dapat dikategorikan menjadi orang-orang yang terasing di negeri sendiri, teralienasi dari budaya, dan tereliminasi dari kemajuan. Hal-hal ini terjadi karena rendahnya pendidikan, rendahnya pola hidup sehat, budaya dan kearifan lokal yang perlahan punah, dan akses infrastruktur yang sulit. Berdasarkan berbagai keprihatinan ini, maka kami mengadakan program penemanan atau pendampingan. Program ini merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan sosial ekonomi di tengah masyarakat Desa Bangkalan Dayak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kerasulan dan spiritualitas pengembangan sosial ekonomi, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pentingnya spiritualitas dan keterlibatan. Kegiatan atau program penemanan di Desa Bangkalan Dayak ini
juga sesuai dengan apa yang diharapkan dari visi misi Keuskupan Banjarmasin, yakni untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam bentuk memancarkan cinta kasih di bumi Kalimantan Selatan. Dalam perjumpaan dengan masyarakat Desa Bangkalan Dayak, mereka sangat mengharapkan agar mendapat uluran tangan dari Caritas PSE supaya bisa membantu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Caritas PSE Keuskupan Banjarmasin memutuskan akan membantu berjalan bersama mereka dan akan melaksanakan program bantuan itu yang direncanakan pada bulan Januari 2024. Demikian sharing tentang kondisi desa yang akan kami dampingi. Terima kasih, Tuhan memberkati.